Buona domenica a tutti, Giovanni, buona domenica ai bambini e buona giornata, insomma. Buona domenica anche a te, cara Daniela, e naturalmente molte mucche, visto che questa sarà una puntata con le corna, E e con le ali. con le ali, una puntata interamente dedicata alle mucche, alle bacche, insomma, perché noi ci chiamiamo Radio Mu perché amiamo questo animalone, qualche volta con le ali, qualche volta con le corna, dipende. Quindi un ricco menù di muccone, tra l'altro ci sarà la sigla che non abbiamo mai sentito da tanto tempo integralmente del nostro piccolo programma, ci saranno i fiori e la mucca, ci sarà un video d'antan tuo in cui intervisti delle mucche. È vero, è molto divertente. No, e poi ci sarà una notizia sconvolgente, almeno a me ha lasciato un po' sconvolta, non la sapevo. Me la faccio ascoltare dopo, però, eh. Ecco, concludiamo il tutto con una bambina che fa un piccolo concerto con l'armonica, anzi la fisarmonica, alle mucche, perché le mucche amano moltissimo la musica della fisarmonica. Le È vero, in attira tantissimo. generale, diciamo in generale tutta la musica. Una volta si diceva che producono più latte facendo ascoltare alle mucche la musica, però non so se questo è il motivo, insomma, a loro piace. La mia vola, la tua beve il latte, anzi il caffè. Va bene, buona domenica a tutti. A Ciao! tutti, a tutti, tutti. Mu! Radio Mu, la radio che vedo io e che ascolti tu. Dove pascola la mucca? Col battacchio che fa din, c'era margherite a mucchi e altri mille fiorellini. Dove pascola la vacca, con la coda qua e là, c'erano tante viola ciocche e bei fiori di lilla, ma nessuno di quei fiori così belli c'è più. Li ha mangiati quella mucca con la bocca su e giù. Quel che mastica la mucca e che dopo manda giù, poi diventa latte ricco, una caramella mu. Quel che rumina la vacca e che dopo casca giù, lo si può chiamare cacca o con garbo la pupù. Ma nessuno di quei fiori così belli c'è più. Dopo il viaggio nella mucca sono latte o pupù. Dove pascola la mucca, col battacchio che fa din, c'era margherite a mucchi e altri mille fiorellini. Lai lai, ma lai lai lai, lai lai lai, lai lai. Oggi ho deciso di intervistare la mucca 4829. In realtà, qual è il tuo vero nome? Qual è il tuo vero nome? Rosanna? Ah, Luciana, mucca Luciana, io penso che si stia molto bene qui in questo prato verde dell'Alto Adige. Ci vuoi dire quali sono i tuoi fiori preferiti? Senti, l'altra e ultima domanda, ma le mosche non ti danno fastidio? Va bene, ciao Luciana, ti lasciamo al tuo pasto preferito, margherite e ranuncoli. Ciao! Notizie dal
Mundo. Nella puntata di Radio Mu, interamente dedicata al nostro animalone preferito, alla mucca, non poteva mancare quindi questa notizia che ho letto nei giorni scorsi e che mi ha molto molto colpita. Sentite un po': la maschera per catturare i rutti per le mucche potrebbe rallentare il cambiamento climatico. Allora, io non sapevo che le mucche producessero così tanti rutti, cioè mi sembra che ogni minuto ne producano tantissime, una quantità adesso inimmaginabile per noi. Bene, questi rutti emettono un gas che è il metano, che è dannoso, nocivo all'ambiente e che quindi c'è la necessità di catturarlo per non farlo disperdere nell'ambiente, perché questo metano poi procura delle conseguenze importanti per quanto riguarda l'aumento della temperatura del pianeta. Adesso non sto a spiegarmi tutta la questione ambientale, però sembra effettivamente che i grandi allevamenti, soprattutto i grandi allevamenti, producano effetti dannosi sull'ambiente. Quindi, oltre al fatto di dire beh, mangiamo meno carne così alleviamo meno animali da carne, oltre a questo discorso che è comunque importante, rimane questo discorso dell'emissione del gas con i rutti che le mucche producono in continuazione. Allora, il principe Carlo d'Inghilterra ha lanciato una gara. Chi ideerà, produrrà la maschera per mucche più bella riceverà in premio una somma di denaro, non la principessa come si usava nelle favole, ma una somma di denaro. Insomma, ha vinto una ditta, una società che ha ideato una maschera, sembra bellissima, io vorrei proprio vederla questa maschera per mucca, che cercherà di risolvere almeno in parte il problema del gas metano prodotto dai rutti delle nostre mucche. Nel silenzio ascolta, c'è qualcosa che è un rumore, anzi meglio un suono. Musica e parole delle cose che sono un gioco ma sono anche un dono. È una radio facile, gentile, dice cose e ci pensa su. È una radio agile, cordiale, il suo nome è Radio Mu. C'è una radio magica che ha per te non soltanto musica e parole, ma colori, immagini, una radio che sembra proprio quello che ci vuole. È una radio facile, gentile, dice cose che ci pensa su. È una radio agile, cordiale, il suo nome è Radio Mu. Amica che ti parla se sei da solo o in compagnia, che fa le domande e insieme a te si risponde con molta allegria. È una radio facile, gentile, dice cose e ci pensa su. È una radio agile, cordiale, il suo nome è Radio Mu. Radio Mu, pensaci tu. They love that music. Play it again for them, so I'll give them another tune.
Radio Mu, la radio che vedo io e che ascolti tu.